E potevo scegliere tra tanti altri giochi diversi, ma io ovviamente ho scelto Roma. Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Shusha! Iniziamo insieme Rise, Son of Rome, un gioco di 10 anni fa, che però io non ho mai giocato. Questa è la mia primissima volta e ho pensato, vabbè, ma è estate, perché non farlo insieme? Non so se sarà una vera serie, io proverò a registrare un po' di puntate, vedrò il vostro sentimento, però devo dire che è un gioco che si difende ancora molto bene, eh? Beh, sicuramente dal punto di vista grafico, come vedrete, io ne ho sempre sentito parlare, la storia non è lunghissima, quindi perfetto per noi. Oh, c'ha 10 anni, guardate che roba! Dove, se lo conoscete fatemelo sapere sotto nei commenti, io non l'ho mai giocato, voglio provarlo con voi, poi dipenderà molto dal vostro parere. Siamo durante le invasioni barbariche di Roma, questo dovrebbe essere Nerone. Possiamo fare momenti didattici. Egli è qui. Che gli dei mi proteggano. È qui per uccidermi. È qui. Aiuto! Aiuto! Ma chi è qui? Chi? Allora, vedete, Roma è già sotto assedio in questo momento. Dobbiamo vedere pure Diventate quanto sarà vostro curato. imperatore! Io, Nerone, Augusto Germanico, io vi ordino di proteggere la mia persona! Bello ragazzi, cioè, proprio stiamo venendo sopraffatti da questi barbari. Lui è il nostro protagonista. Rise, Son of Rome! Allora, non vi fate ingannare dai filmati, perché i filmati sono rimasti vecchi. Però guardate. Boom, ma adesso che si passa al gameplay, un'altra roba. Centurione Severo, a me! Stemmela sul punto più alto che trovi. Così i barbari fuggiranno. E vincere! Inizia la nostra avventura su Rise, Son of Rome. Ma che roba è? Io sono un po'. Non so. Non sembra male. Cioè, considerando che ha 10 anni. E attacco con la spada. Ok, vediamo un po'. Ah, va bene, ho capito. È particolare. Ragazzi, ma graficamente è uno spettacolo. Ora capiremo quanto è accurato, quanto è storicamente veritiero. Andiamo. Ma io con i tasti e i colori dell'Xbox sto un po' in difficoltà. Ora ci proveremo lo stesso. Vediamo. Così, sì. Ok. Bellissimo. Ma gli ha tagliato un braccio. Ma clamoroso. Sembrerebbe, ragazzi, che stiamo proprio vivendo la caduta di Roma. E io tra tutte le civiltà storiche. Poi capiremo, ragazzi. Dobbiamo andare a salvare Nerone. Stanno attaccando Roma. Questi dovrebbero essere i barbari. I barbari si avvicinano ai cancelli del palazzo. Dobbiamo raggiungerli e respingerli. Ma questo è un momento storico particolare. Roma sta cadendo. Quindi i giorni di splendore sono passati. Raga, io ne ho sempre sentito parlare di questo gioco per. Insomma, più che altro i difetti, no? Un gioco un po' ripetitivo, dove non ci sono molte combo, tutte queste cose qua. Oh, ehi! Sei buono, tu fermo! Da dietro, sei proprio un baobab! Vieni qua, barbarello! Ah, lo chiudo! Però ho detto, vabbè, dai ragazzi, è estate! Ce l'avevo lì da un sacco di tempo! Ma che succede? Puntate la loro linea! Ma sembra un po' i combattimenti dei vecchi Assassin's Creed, dove combattevi tipo a turni. Però sto fatto che c'è il colore è gagliardo. Speriamo che sia solo giallo e blu, perché sennò. Ok. Scoccare i romani! Bello! È arrivato il capitano! Oh, ma state a distruggere Roma, ma fermatevi! Ma come vi siete permessi?
Sanno pure. Sono tutti velati, ecco perché stanno arrabbiati. Aggiornami sulle difese, soldato. Sì, signore. Buona parte della 18ª regione può ancora combattere. Avete 3 unità ausiliarie al vostro comando: scorpioni, arcieri e catapulte. Ok. Organizza formazione difensive. Ordine ai tuoi uomini di occupare lo spazio e proteggere il fianco destro. Barricata nord! Ma che è sta roba fantastica? Abbiamo armi incendiarie piazzate strategicamente. Vabbè ragazzi, ma... Ah, bravi! Buttategli l'olio bollente! Uomini! Resistete! Resistete, uomini! Porca miseria, ma è pieno! Oh, fermamoli! Ma qua ragazzi non ci difenderemo mai. La difesa del palazzo cederà! Tocca pulire! È una figata, ragazzi! Questa doveva essere tipo la risposta a God of War di Microsoft. Non credo che sia andata così, però vabbè. Però dai, graficamente ci sta, dai! 10 anni fa è uscito! Via! Ah, eccolo! Guardate! Ripiegare! Porca miseria! Ma che spettacolo! Hanno ripulito! Ma forse è il caso che anch'io... Solo che abbiamo ucciso pure i nostri uomini! Infatti... Signore, li abbiamo respinti! Solo un manipolo ristretto è riuscito a infiltrarsi! Molto bene! Hai abbastanza valore per acquisire il tuo primo potenziamento? Ah sì? Vediamo un po'. Oh, eccoci qua, ragazzi. Potenziamo le abilità. La salute? Voglio la furia. O il guadagno. Il guadagno che è? Non so che cos'è la modalità furia. È qui! Aiutami! È un ordine! Mio signore, il palazzo è stato attaccato. Non mi preoccupano i barbari! Mi spaventa lui! Portiamo al sicuro. Al sicuro? Niente al sicuro da questo demone. Le vostre stanze su un luogo sicuro? Le mie stanze? No! No, i sotterranei, di qua! Andiamo! Ragazzi, andiamo a scortare l'imperatore Nerone! La porta è chiusa! Perché? C'è qualcuno lì dentro! Altro lo hanno fatto... essere tu ad aprirla! Sì, l'hanno fatto un po' un pusillanime, sapete che di Nerone... Insomma, se ne dicono tante, gli viene attribuito pure la distruzione di Roma, gli incendi. Insomma, ho scelto questo gioco anche per poter approfondire in maniera di... Orco, tu scusa, Nero! Volevo distruggere... Vabbè, per fare un po' dei momenti didattici, però forse è meglio capire in che momento siamo. E soprattutto lui che ha visto. Andiamo a salvare i nostri amici, come siete entrati voi? Come cavolo siete entrati? Bello. Mazza, che bel numeretto che gli ho fatto. Aspetta. Ok. Bello. Ok ragazzi, sto cominciando a capire, no? Come è andata qua? Nerone, ma qui è tutto sporco di sangue, guarda. Finalmente. Ora, appena avremo un secondino, ragazzi, parliamo di Nerone. Però lui ha visto la sua statua piangere sangue da lì. State indietro, amici. Potrebbero essercene altri. Eccolo, il grande capo barbaro. Romano. Ah, parli romano? Questo sta impazzito, occhio, Olè! Vieni qua tu, boom. Qui è un bel piromane, ragazzi, quindi perfetto. Perfetto amico di Nerone. Ma non prende fuoco, è ignifugo. Vieni qua. Faccio assaggiare il gladio. La famosa spada romana. No però. Oh, ma come mi scrive? Ma chi è? Muhammad Ali. Ma è Muhammad Ali, guardalo. È pure morto. Soldato. Tranquillo, imperatore, vieni. Qui, presto. Forza. Oh. Avanti. Ecco.
ne sapeva a pacchi, eh. Damocle è tornato dall'oltretomba, lo giuro! Damocle. Damocle è un mito. Solo gli uomini uccidono, mio signore. Gli dèi ci guidano. Non interferiscono con gli affari terreni. Oh! Quale sommo oracolo te l'ha confidato, generale? Mio padre. Qui saremo al sicuro. Almeno credo. Ebbene, io confido negli dèi per la nostra sicurezza. Qui saremo al sicuro, imperatore. Ne sono certo. Al sicuro? Sì, grazie agli dèi, ma tu... Quale famiglia? Qual è il tuo nome, soldato? Marius. Ma non ha alcuna importanza. La mia storia, invece... Sì. E raccontacela, Marius. Mio padre diceva che gli dèi ci guidano, ma scegliamo noi il nostro cammino. Voi siete un imperatore, io un soldato. Il senso dell'onore spinse mio padre a servire il popolo. Cosa invece indicò a noi la direzione da seguire? Cosa ci ha reso gli uomini che siamo? La mia storia ebbe inizio 10 anni fa. Esattamente quando è uscito il gioco. Scherzi a parte. Allora, dai filmati un po' si vede che c'è la grana, insomma, che è un qualcosa di antico, diciamo. Ormai, ragazzi, 10 anni sono passati e si sentono. Però poi quando c'è il gioco, anzi, anche grazie alle console e via, così non si direbbe che è un gioco così vecchio. Eccoci. Padre. Marius? È bello vedervi. Come vi sembro? Il perfetto soldato romano? Ti trovo bene, figliolo. Bentornato a casa. Bentornato. Dove sei stato assegnato? Alessandria. Ah, Alessandria, una provincia tranquilla. Tua madre sarà felice. Non mi sono arruolato per crogiolarmi al sole. Come voi, voglio combattere. Verrà il tuo momento. Vedrai, figliolo. Ricorda. I tuoi nemici non si trovano solo sul campo di battaglia. Padre. Marius. Marione. Fatti guardare. Oh, la mammina sta in forma. Sei così bello. Madre, ti prego. Amore, e lei ostia, madre. Tua sorella ti aspetta. Se fosse stato davvero doppiato. Ma ora vorrei parlargli da solo. Molto bene. Andrò a cercare tua sorella. Vabbè, una bella qualcosa famiglia. Cosa ti preoccupa? A suo tempo ne discuteremo. Per ora, vediamo cosa hai imparato. Sì, che purtroppo farà una brutta fine considerando che è proprio questo. Rompi la mia guardia. Se devo rompere che? Allora, ragazzi, stiamo ancora in una grande fase di tutorial, quindi possiamo andare molto veloci. Ci stiamo allenando con papà. Ancora! Ancora, papà, ma... Ricorda, oh, Mario, devi rompere la mia guardia per colpirmi. Giorno triste, ma memorabile. Il figlio che piega il padre. Sai brandire la spada, ma non sguainarla troppo in fretta. Prova sempre a tendere la mano prima. Passeggiamo. Si dice che Roma sia in grande fermento. Sì, viviamo in tempi difficili. Le elezioni potrebbero cambiare tutto. Te ne faccio dono, così come tuo nonno fece con me. Quando dovrai condurre degli uomini, ripensa a quello che sto per dirti. Secondo la leggenda, Damocle fu un grande guerriero. Beh, la leggenda di Damocle, ragazzi, è legata alla spada, condottiero, no? Condottiero rispettato di una grande armata. Vediamo qui come l'hanno tradotta. Non era
soldato. Durante una battaglia, i suoi vili comandanti l'abbandonarono. Ah. Povero Damocle. Lo spirito di Damocle giunse negli inferi. E lì Nemesi, dea della vendetta, si mostrò adirata per la sorte toccata all'impavido eroe. Raga, ma una figata sto gioco. Concesse a Damocle di tornare nel mondo dei vivi come spirito vendicatore. Uno spettrale centurione armato che avrebbe braccato e trucidato ciascuno dei generali traditori. Figo! Oggi, molti comandanti recano un pugnale con l'immagine di Damocle sulla guaina. Il pugnale rammenta loro di essere sempre rispettosi verso i propri coscritti per non incorrere a loro volta nell'ira vendicatrice del centurione nero. Settima! Barbari! Seguimi! Ah, barbari dentro casa! Fermi tutti, oh! No, stanno prendendo nostra madre! Oh, io morirò! Speriamo che non è papà che muore, perché... lui sta messo un po' malino, eh! Ah! Questa è brutta, ragazzi! Sta finisher! È veramente qualcosa di... De truce. Bella. Allora, ragazzi, la preso settima. Come hanno preso settima? Settima, ottava e nona. Infatti uno dei nomi romani, no? Primo, secondo, terzo. Arrivo. Quindi ecco a quale Damocle si riferiva. Centurione. Sì, centurione, ciao. Nerone. Sta un sacco di roba. Trova la tua famiglia. Andiamo. Ragazzi, vi racconterò qual è il mito di Damocle nel... che altro nella mitologia greca. No! No! Morirete tutti fino all'ultimo! Che succede? Uccidilo! Ah, proprio uccidilo! Oh, è stato dietro! Ragazzi, mi hanno trucidato bellamente nostra madre e nostra sorella! Settima! O settimia, come si legge, non lo so. Quindi quante ce n'aveva dei figlie queste? Perché mi hanno settima. Aia! Oh, maledetti barbari! Vedete, ragazzi, io posso switchare la roba. Magari la switcho prima di ucciderli, così gli prendo il doppio dell'XP. Vieni qua! Maledetto! Come avete usato? Braccio, ragazzi, ma era una bella giornata! Io tranquillo, mi ero appena diplomato alla scuola dei centurioni. Ero pronto per andare a fare le foto davanti al Colosseo. Per questo! Tutti! E tutti, non c'è stato nessuno. Ah no, eccoli! Crepa! Crepa! Ma sti barbari, ragazzi, ma come facevano a entrare dentro Roma così? Bella. Padre. Eccolo il Colosseo. Ah, pure c'è pure una bella casetta. Ascolta, posizionata. Vogliono ucciderci, Marius. Beh. Dobbiamo arrivare al Senato per salvare la mia gente. La mia, perché io invece che vengo da fuori. Eccolo, guarda che bello che c'ha alle sisotte questo. E io. Che c'ha sulle sisertivo? Guardalo. Bello zinnacchione. Aspetta, raga, però la telecamera mi dovrebbe un attimo seguire. Capisco che è un gioco di 200 anni fa, però. Vieni qua. Posto di comprendonio. Mazza. Ragazzi, hanno fatto piazza pulita i palordi. Però questo è successo 10 anni fa. Quindi dei barbari già erano entrati a Roma. Ora, dobbiamo un attimo inquadrare il periodo, perché siamo nel tardo impero, insomma, verso il declino, no? Voi sapete che Roma è stata
saccheggiata dai barbari. A un certo punto, verso la decadenza dell'impero, ha fatto una brutta fine. E non mi stupisce il fatto che sia particolarmente crudo il gioco. Avete visto quanto è bello e ferato? Dai racconti, insomma, il sangue scorreva forte a Roma, eh? Anche perché se pensate solamente alla legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. Insomma, gente non proprio... Leva ste mani. Di là. Là attende il tuo figlio. Corri. Ci ha guidato, noi stavamo andando dall'altra parte e saremmo morti 100%. Oh Dea, che guidi le nostre gesta, chi sei? Eccolo il Colosseo. Che spettacolo, è davvero bellissimo da vedere, ragazzi, eh. E qui che ci abbiamo? Una nuova cartolina sbloccata. Ma dove le vediamo ste cose? Ma che? Poi nostro padre dovrebbe rimanerci vicino, cavolo. Padre! Oh caspita, eccolo. Marius, che è quel qua? Disegno lì? Ok, qui ragazzi succedono cose. Prendiamo le cartoline. Porca miseria, ancora loro. Allora, il combattimento, ragazzi, adesso lo sto cominciando ad apprezzare. Sto cominciando a capire che devo fare, sostanzialmente. C'ha pochissime combo, devo essere sincero, però. Dai, partivo, partivo. Se l'avevo preso da dietro. Ma questo è morto prima che potessi. Ma nostro padre è un marrano. Chi è questo Bacco? O il Winnie the Pooh? Nostro padre sta a fare piazza pulita da solo. Un pazzo furioso. Vabbè, credo che sia stato in tempi non sospetti qualcuno di veramente un personaggio importante della Roma di allora. Poi Mario sta al prossimo. Perché lo conosci? Bello, bello. Devo pensare alla mia gente, Mario. Ah. Recati da Platius all'anfiteatro. Conducilo al foro. Ok. Proteggeremo noi tuo padre. Va. Se capirai, se avete protetto. Come avete protetto qua? Guarda che disastro. Vabbè ragazzi, dai, andiamo a capire che è successo 10 anni fa. Credo che adesso scopriremo come... Penso pure il padre farà una brutta fine, però vedete. Già è stata messa a dura prova la nostra difesa, eh. Vai, spacca tutto! E pensate che moltissimi romani non l'hanno mai visitato. Non l'hanno mai visitato neanche dall'interno. Credo che Ambra, per esempio, non è mai stata dentro il Colosseo. Cioè, sta roba è impossibile. E così come tanti... È nell'anfiteatro! Forza! Andiamo da Platius. Come tantissimi romani, ragazzi. Perché uno dice, sì sì, Roma, Roma. Ma Roma, per vederla tutta, godersela, conoscere ogni anfratto, c'è veramente tanto tanto da esplorare, eh. Infatti, quelli mi dicono, ah, vado a fare 3 giorni a Roma, spero di aver tutto. Che? Che vuoi vedere con 3 giorni? 3 giorni te giri Milano, probabilmente, anzi. Ma pure di meno. A Roma ci metti una vita. Roma appartiene al popolo! Una città per il popolo! Ma dai, non c'è difesa! Capito che ci stanno i Bagnets e quell'altro, la difesa della Roma non è che sia sto granché, però... Però ragazzi, ma manca a fa così! Cioè. Ma no, oh. No. Ok. Non credo di essere stato molto preciso. A te giù. Vabbè, il gioco è una semplicità disarmante proprio. Maledetti barbari, proprio qui al Senato. All'anfiteatro. Qua ragazzi, sicuro ce ne andiamo. Attivare la furia. Si tratta di un potere ad area d'effetto che rallenta i nemici. Vediamo.
Bello. Bella. Per tenere furia quando uccide un nemico. Bello. Bello, ragazzi. Comunque è clamoroso. Peccato che non gli abbiano dato tutto sto seguito. Evidentemente un po' presto. Bella doppia. Oh mamma mia. Marius. Porca miseria, ma se fosse una rissa io te vorrei sempre con me. Ah, forse potevo fare la doppia. No, me la fa automaticamente. Bella. Oh mamma mia. Godereccio, godereccio. Vabbè, questa la tagliamo. Andiamo avanti. Oh, ah no, no. Padre! Arrivano, Marius. Ci danno la caccia. Ma come? Ma stiamo a casa nostra, Leo. Ma che sta a dire? A Leona. Mio Dio, ragazzi. Ma dove sono i centurioni? Di qui non si passa, Marius. Devi Duro. Tornare indietro e abbassare il ponte. Vediamo una via, va. Ragazzi, qui io sento parlare, quindi non credo che siano ancora arrivati. È fatta! Continua così! Che sia fatta, mo. Al foro, Marius! E non fermarti! Siamo al mercato. Certo, ragazzi, quanto vorrei mettermi qui a raccontarvi un po' di storia romana. Sicuramente se ci sarà... Eccoli. Eccoli. Zinnacchione è ritornato. Se ci sarà una nuova puntata sicuramente lo farò, perché è interessante. Secondo me è bello da fare. Però diciamo che mi mette a dura prova questo tipo di combattimento, eh? Va a stare. Vediamo di cosa è capace il figlio di un generale. Figlio di un generale. Quindi ci conoscono pure. Sanno chi siamo. Perché sei così tifo, ragazzi? Tuo padre si vergognerebbe. Tuo padre si vergognerebbe. Non devi parlare di mio padre. Lo sai? Mamma mia, di Sparta. Con me non abbiamo molto tempo. Andiamo, papi. Tempo per cosa? Padre! Aspetta, aspetta, ragazzi. Bisogna potenziarsi per trionfare qui, eh. Oh cavolo. Eh beh, stanno messi qua. Sai che è lui il nostro uomo. Li uccideremo tutti. Oh, guardali, guardali. Nessuno resterà vivo. Forse, ragazzi, qua è il caso di riprendersi un po' di vita. Peccia romana. Come ti sei permesso? Come ti sei permesso? Dal foro italico non se ne andrà nessuno qui. Ah, ho capito come funziona la doppietta. Mamma mia. Ok, ho capito, ho capito. No, ecco, stavo per dire, guarda, come fa una brutta fine. Dai, da un pelato qualsiasi. Dai, sbrigati. È peggio di quanto immaginassi. Salva Roma. Salvala da... Salvala da loro. Maledetti! Maledetti barbari assassini! Farò ciò che chiedete, padre. Verserò il loro sangue. Salverò Roma. Sono il comandante Vitellio. Conoscevo tuo padre. Sei il sangue che brami. Ti prometto che con me ne troverai in abbondanza. Sei con la seconda, vero? Sì, signore. Non più. Benvenuto nella 14ª.